La squadra ha lavorato tatticamente molto bene in fase di non possesso contro una squadra che ha nel palleggio, che ha nelle ripartenze giocatori molto molto validi, però i miei ragazzi oggi sono stati bravi nella fase di non possesso e poi dopo hanno giocato a calcio, abbiamo fatto una partita concreta e con qualità e quindi questo mi inorgoglisce perché stiamo lavorando e i ragazzi mi stanno seguendo fortunatamente, quindi questo mi fa veramente felice. Non abbiamo fatto niente, è un piccolo mattoncino e dobbiamo andare avanti. Ma tutti devono essere dentro a questo progetto e tutti devono sapere esattamente quello che devono fare, a prescindere dalle mie scelte, perché le mie scelte poi sono in base anche a quello che vedo durante la settimana, come stanno i ragazzi. Quindi questo deve essere la linea che tutti devono seguire, quella di non sentirsi titolare chi gioca e di non sentirsi panchinare chi non gioca, perché poi dopo abbiamo visto che chi è entrato ha fatto bene, ha aiutato, chi è partito dall'inizio mi ha dato ragione nelle scelte, quindi sono contento perché, ripeto, la linea deve essere una linea unica per tutti. Sicuramente non aver giocato ha dato qualche giorno in più ad Alan per essere in condizione, così come Michele Bruzzo per essere più in condizione. Mi dispiace che si sia fatto male. Quindi, ripeto, il quotidiano dà delle risposte e poi devo essere io attento a cogliere i giocatori che magari stanno meglio, che possono darmi una mano in funzione della partita che devo andare a giocare. Poi dopo rischi di fare come è successo, poi gli ultimi 5 minuti dove non hanno avuto nessun tipo di occasione, però in apprensione perché una palla buttata in aria può essere sempre una palla pericolosa. Noi su questo dobbiamo migliorare, però poteva essere un risultato più rotondo, obiettivamente. Se vai a Bari a difenderti basta, rischi di perdere la partita, quindi devi cercare di fare la tua partita con le tue idee e nello stesso tempo cercare di essere attento nella fase difensiva.